Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è Agromoderni e siamo qua in questo nuovissimo episodio di Italian Pharma. Allora ragazzi, è passato un po' di tempo, vi chiedo scusa, ma adesso finalmente ho dato uno dei tanti esami che devo dare quest'estate e quindi avrò una settimana di tranquillità in cui posso registrare a manetta e poi mano a mano inizierò sempre di più a rallentare di nuovo, ma quest'estate sarà così. Comunque, rieccoci qua su Italian Pharma, qua vedete qua sotto la nostra tettoia sta iniziando a riempirsi, tanto che, come penso abbiate notato, non c'è più spazio per tenere tutti i trattori, infatti ne mancano due all'appello che ho sistemato di là insieme alla trincia. Eccoli qua, ho messo di qua il Sam Explorer 90 Turbo che abbiamo comprato la scorsa puntata e il 1300 DT Super. Alcuni di voi mi hanno detto che di togliere i parafanghi su questo e lo farò, visto che è comunque un trattore piccolino. Secondo me i parafanghi non rovinano così tanto l'estetica dei trattori, però ci sta magari sui più piccolini. E poi mi avete detto di cambiare anche il colore delle ruote, effettivamente forse avete ragione, nel senso che io mi pare di averle viste con le ruote color crema, effettivamente. Questo trattore qua tra l'altro ce l'aveva, non mi ricordo più, un vicino di casa, quindi in realtà ci sono cresciuto fin da piccolo vedendolo e poi ho avuto un vuoto di memoria quando l'ho comprato, quindi li ho presi col cerchione grigio. Allora, io cosa ho fatto off camera? Beh, sono andato abbastanza avanti, diciamo, non tantissimo, però qualche lavoretto l'ho fatto. Chi di voi mi segue su Instagram avrà già avuto, come al solito, l'anteprima, perché se mi seguite lì sapete già tutto in anticipo. Nella scorsa puntata abbiamo seminato qui ed è già passato un po' di tempo, quindi è già cresciuto qualcosina. E io sono andato avanti e ho seminato, aspettate che metto un po' più di velocità, che sennò non ci muoviamo più. Sono andato avanti e ho già seminato un po' tutti i campi, cioè non un po', tutti i campi. Guardate qua, tutti i nostri campi sono stati tutti erpicati. Andiamo ancora, scusate, un momento vomito facile. Tutti i nostri campi sono stati erpicati e seminati, eccoli qua. Mi sono portato un po' avanti perché come vi ricordate, signori, noi abbiamo poche cose da fare quest'inverno, ma molto fruttuose dal punto di vista del denaro. E la prima cosa di queste è vendere tutti i cereali che abbiamo raccolto durante l'estate, perché così ci possiamo fare un po' di soldi. Vi ricordo che fino ad adesso io tutti i soldi che ho guadagnato li ho guadagnati solo o rivendendo mezzi, ma poi tanto li ho dovuti sostituire, quindi difficilmente ci ho guadagnato, oppure li ho guadagnati facendo delle missioni off camera. Quindi è giunto il momento di guadagnare qualcosa di un po' più sostanzioso. Per farlo vi ricordo che siamo con la season mod e quindi dobbiamo star dietro al calendario dei prezzi, quindi premo Alt ed S e andiamo qua a vedere. Come vedete siamo nella ultima settimana d'autunno, quindi indicativamente immagino che siamo verso i primi di dicembre. E eccoci qua con il pannello economia, qua possiamo vedere i prezzi, l'andamento dei prezzi. Questo in questo caso è il frumento, questo è il prezzo che ci pagano ogni 1000 litri, è un prezzo davvero buono se lo vendiamo, diciamo, al suo massimo, perché vi ricordo che, se non ricordo male, viaggia sui 700 e gli 800 in farming normalmente, il frumento, ogni 1000 litri, ogni tonnellata. Cioè, 1000 litri, ogni 1000 litri, niente, non possiamo fare la conversione in tonnellate. Quindi qua è più del doppio e quindi molto bene, cioè è anche un pelo più realistico dal punto di vista di farming. Questi non penso che siano assolutamente i prezzi che ci sono al momento riguardanti il frumento, che è una situazione pessima in Italia, ma sulla logica di farming hanno abbastanza senso, perché sennò uno dovrebbe morire subito e non avrebbe soldi per far nulla, invece così diciamo che qualcosina ci guadagneremo. Quindi come vedete i picchi massimi di prezzo sono per il frumento, sono questo, la scorsa settimana, questa settimana e poi in primavera. Però sinceramente non è che ci interessino più di tanto aspettare fino alla primavera, più o meno siamo sullo stesso livello, quindi ok.
L'altra cosa che dobbiamo andare a vendere è l'orzo, e l'orzo è del motivo per cui mi sono fermato in questa settimana qua, è perché ne abbiamo abbastanza. L'orzo, come vedete, è al suo picco massimo assoluto questa settimana. L'ultima cosa che dobbiamo vendere è il mais. Il mais non so ancora se venderlo, forse ci converrà venderlo poi la prossima estate, perché come vedete c'è davvero tanta differenza, quindi per adesso penso che aspetteremo. Forse abbiamo ancora altra roba nei silos, dobbiamo verificare, perché in teoria su farming si parte anche con della roba. Sì, infatti, tipo, vediamo un po', colza, girasole, soia, come sono messi come prezzi. Colza sarebbe anche da vendere, tanto è vero che c'è un po' di differenza, ma a sto punto facciamo tutto oggi. Girasole no, soia neanche. Ok, quindi d'estate si vendono praticamente mais e soia, i girasoli conviene venderli in primavera e basta. Ok, allora direi che oggi possiamo vendere frumento, orzo e colza. Ok, allora, per venderli, signori, direi che facciamo un nuovo acquisto. Probabilmente molti di voi l'hanno già letto nell'anteprima e tutto il resto. Ne abbiamo bisogno, è molto italiano e ci servirà. Quindi direi di andare subito ad aprire lo shop, tanto abbiamo i soldi abbastanza giusti. Andiamo qui e compriamo l'Iveco Turbostar 190-48. Io direi che come colore lo prendiamo rosso, non so perché, però Iveco mi viene anche molto bene in mente rosso. E mettiamo lo spoiler perché siamo sboroni. No, perché ho fatto delle prove, vi spiego. Allora, intanto compriamolo. 15.000 euro e niente per un camion, però vabbè, è usato. Eccolo qua. Ho fatto delle prove e poi ci sarà, non lo compro ancora perché per adesso dobbiamo spostare pochissima roba, ma ci sarà da aggiungere anche il suo rimorchio, che è forse tutto in fondo. Eccolo qua, il Viberti, che è un rimorchio tre assi, bello lungo, fatto apposta, con lo stesso cassone del camion. Solo che al momento non ci serve avere tutta questa capienza. In più, se dobbiamo girare in mezzo ai campetti piccoli, direi che per adesso non ci serve. Ok, l'ho appena acceso in teoria, sì. Possiamo andare verso la farm, ok. E stavo dicendo che l'ho provato con il rimorchio Viberti e ho visto che sta un po' male se ci attacco dietro anche il rimorchio senza lo spoiler sopra. Cioè sembra una cabina schiacciatissima e dietro un bruco mela, cioè mi piace molto di più così. Ok, la cosa brutta... Allora, questa mod è fatta molto bene. Io, come sapete, gioco a Farming Simulator da Farming Simulator 2008 e... Ops... Quindi da quando è uscito ho provato la maggior parte delle mod che sono uscite, almeno le più famose, le ho sempre provate praticamente tutte da quando esiste Farming Simulator, quindi da praticamente 10 anni, quasi 10 anni. E il discorso qual è? Il discorso è che i camion normalmente non sono proprio tutto sto granché come modelli, quelli che trovate come mod. E questo mi ha sorpreso perché dentro comunque ha delle buone texture, anche da fuori, molto carino. Forse ci stava qualche dettaglio in più sul cassone che è molto, lo trovo abbastanza piatto. Diciamo che ci sono ste texture qua che fanno finta che sia un po' rovinato, ma non è che mi faccia impazzire. Idem il telone, non... cioè il telone è carino, ma secondo me si poteva fare addirittura meglio. Però allo stesso tempo è una mod molto leggera, quindi riconosco il fatto che è una mod leggera. Per il resto è veramente ben fatto, mi pare che addirittura per esempio ha il Dynamic Osis, se non sbaglio. Cioè insomma, tutto quello che potete desiderare ce l'ha questo camion. Allora, ecco, agro, iniziamo già? Ok, voilà. E la cosa brutta, stavo dicendo, è che purtroppo non ha le funzioni animate qui in cabina. Cioè... il contachilometri, il contagiri, non c'è nulla di animato purtroppo. Allora, andiamo subito nella zona di carico. Perfetto. Voilà. E la zona di carico è questa. Allora, giriamo piano. Ok. Voilà. Perfetto. Allora, togliamo il telo sopra. Ok, come vedete questo è il cassone. È abbastanza grande. Cioè, il rimorchio tiene 30.000, questo non ho idea di quanto tenga, comunque. Allora, andiamo qui, prendiamo R e vediamo un po' cosa caricare. Vabbè, iniziamo col frumento. Dovremmo fare due viaggi, probabilmente. Ok, inizio da davanti, così lo riempio bene. Inizio a spostare un po' qua. Pieno. Vediamo un po', riattivo un attimo
Piazza. Ah, tiene solo 20.000 questo. Vabbè, due giri giusti giusti. Due giri tondi tondi. Ok. Ah, dobbiamo vedere dove andarlo a scaricare. Perché io non ho... È la prima volta che vado a vendere qualcosa nella... A parte che qua il prezzo è standard per tutti i punti di vendita. Quindi, indipendentemente, io dovrei poter fare così. Allora. Qua addirittura mi segna che il prezzo è più alto, però non so se fa l'affidamento. Comunque, noi andiamo al consorzio Granum Italie. 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 Italie si legge. Italie. Ok. La AE in latino dovrebbe leggersi E, in teoria. Avrei un esame di botanica sistematica da dare, quindi dovrei saperlo, dovrei saperlo. Allora, il consorzio però, quanto sta? Riattiviamo la nostra mappa. Come avevo già detto, ho aggiunto questa mappa, questa mod qua, che mi modifica un po' la grandezza della mappa. Consorzio, ah ok, è di là. Quindi mi conviene fare quella strada, faccio la strada grossa. Così posso andare un po' più veloce, sì. Faccio la strada grossa così andiamo più veloce. Ok, dai. Anzi, per fare il giro lungo, visto che abbiamo un camion che va veloce, andiamo di qua. Sì, diciamo che il raggio di sterzata è da camion e non sono abituato, quindi bisogna fare attenzione. Ok, voilà. Perfetto, piano. Ho detto piano, non ho frenato, però. Non è che non è a comandi vocali, come devo. Allora, piano, di nuovo, ok. Ok, qua possiamo andarci un po' più dentro, perché si è sterrato, ma è anche abbastanza dritta, non è vero. Sta impazzendo, le sospensioni stanno impazzendo, lievemente. Tra l'altro, l'ultimo asse qua in fondo, non ho capito bene la storia, cioè se è vuoto il camion, se il camion è vuoto, l'asse sta su. Poi mi avete detto che in teoria va giù, se il camion è carico. In realtà ad occhio mi sembra che lui sia comunque sospeso, cioè in questo momento lui sta toccando. Boh, no, magari mi sbaglio io, magari mi sbaglio io. Ok, allora giriamo di qua senza frecce, senza nulla. Purtroppo non abbiamo lampeggianti, sarebbe stato carino per, boh, non lo so, perché i camion in teoria non penso che debbano mettere lampeggianti se non hanno trasporti eccezionali, però noi siamo agricoli e quindi ci stava come idea. Comunque, tra l'altro, questa cosa del camion, cioè io in realtà, ripeto, non stiamo simulando una situazione in collina. Da me però capita, cioè se voi andate a vedere, io ho già in passato ho caricato anche video di agricoltura reale, chiamiamola così, di agricoltura vera e propria. E l'entrata dove sarà? Proviamo ad andare di qua. E per esempio l'azienda che ho filmato per la raccolta del mais, che è quella qua dietro casa mia, che in realtà è un tarzista quello che lavorava, quel tarzista lì ha un camion, un Iveco, forse è un... sì, beh, non è un Iveco, non è un Turbostar, però sì, un Iveco. Allora, intanto apriamo, voilà. Quindi diciamo che utilizzo di camion del genere in agricoltura è abbastanza comune. Tra l'altro io sto aspettando perché gli stessi creatori di questa mod, scusatemi adesso non mi ricordo bene i vostri nomi, sono italiani comunque. Gli stessi. Posso togliere. Ecco, togliamo questa cosa. Gli stessi creatori di questa mod la stanno modificando per fare anche una versione in cui si può montare dietro un cassone per le balle, cioè un pianale praticamente. Quindi quello ci sarà veramente utile se riuscissimo ad averlo. Allora, giusto per capire, abbiamo una pesa, cioè tipo qua giù. Cosa dove? Facciamoci un giro turistico. Oggi va così. Accendiamo un po' i fari. Ah, ok, animata, bella. Ok, andiamo a vedere qua giù cosa dovrebbe succedere. Accendiamo anche gli abbaglianti. Non si vede una mazza. Su, cazzo, che hai fatto un luogo buio. Buio, buiissimo. Ah, qua si può scaricare in teoria, però non c'è la luce. Bisogna accendere, ci sarà qualche comando per la luce? Sarà stato così? Oddio, se l'ha fatto io veramente c'è da andare a trovare. Su, cazzo, offrirgli uno spritz. E com'era? B? Perché in ma... Accendi e spegni luce. Signori. Ma ci sarà anche dall'altra qui. Anche qua mi sa che c'è. Altrimenti siamo un po'...
Ma il Messico, la luce, eccolo qua, anche qua. Andiamo ad accendere la luce. Giuro che, cioè, avevo un, tra virgolette, un presentimento, perché se guardate anche in Pharma, la luce, cioè, si può accendere la luce in stalla, però non mi immaginavo. Vabbè, comunque qua è buio, quindi vado a scaricare da un'altra parte. Non ci piacciono i posti troppo bui. Ok, così ci continuiamo anche il nostro giretto. Qua c'è un altro punto di... mi sembra più di carico questo, ma non ho idea. Di là c'è tipo carico delle barbabietole, qualcosa del genere. Noi adesso andiamo di qua e andiamo a vendere. Ah, era di lì. Vabbè, siamo di qua. Sì, fa molto consorzio agrario, effettivamente. Ah, eccola qua la pesa, non l'avevo vista. Sale stortissimo per moderni. Ah, ma non l'ha messa in terra. Ah sì, invece che l'ha messa in terra. 32. Quindi il nostro camion pesa solo 13 tonnellate più o meno. In realtà quelli lì penso che siano limiti neanche peso, è un casino così. Allora, andiamo di qua. Piano. Ma dovrò aprirla sta botola. Sì. Ho aperto la botola. Ci raddrizziamo un po'. Perfetto. E andiamo a... No, mi ero dimenticato che c'è lo scarico laterale. Lol. Bravo Aldo, grandissimo. Ups. Piano. Ok, bene. Buono a sapersi, i prossimi carichi saranno molto meno pelosi. Ok signori, è giunto il momento di guadagnare un po' di bimbi. Si era incastrato. Ok. Voilà. Guardate in tutta la sua maestosità il nostro nuovo Turbo Star. Qualche soldo ce lo siamo fatti, signori. Siamo già 30.000, però abbiamo ancora almeno 3 carichi da consegnare, quindi sono molto molto felice. Sì, il prezzo di vendita è stato quello che pensavamo, perché noi abbiamo portato 20.000, ci ha dato 28.000, quindi cos'è, un 1.400 giù di lì al ogni 1.000 litri? Non so perché sto passando di qua. Potrebbe essere una brutta idea, però magari. Vabbè, siamo qua. Passaggio a livello di qua, non posso tagliare. Perché sto passando di qua? Non lo so neanche io. Allora vabbè, ci sarà pure una strada. Piano qua, ci sarà pure una strada a un certo punto. Sì, sembrerebbe di sì. Ok, vabbè dai ragazzi, questa è una puntata alla scoperta della mappa più che altro, perché appunto compriamo un camion, ci facciamo i viaggetti, esploriamo i consorzi. Ok. Agro, non sai guidare. Ok, allora andiamo avanti. E questo, potremmo anche spegnere i fari, effettivamente. Ok. Ora magari rallento. Come vedete fa gli 80 come velocità massima, che è molto comodo, contando che mi pare che il trattore più veloce che abbiamo per adesso fa i 43, quindi direi di sì. Allora, qua si accelera a go-go, tanto momentaneamente, ragazzi, come avete visto, ho tolto il traffico, come al solito, perché off-camera ogni tanto mi capita di dover usare magari la follow me mod, quindi mi devo far seguire da altri trattori, e se poi si beccano il traffico anche loro, io li so evitare, ma loro no, quindi decisamente noppe. Ok, cosa faremo nelle prossime puntate? Ve lo inizio già a dire. Allora, prima di tutto, fra poco, vediamo un attimo quando... no, scusate, da qua, arriverà il periodo in cui dovremo vendere la paglia, vedete, fra poco, cioè poi alla fine basterà aspettare tipo la terza settimana d'inverno, e idem il fieno, che più o meno siamo anche lì. Come vedete hanno due valori completamente diversi, guardate la scala graduata, la paglia vale molto di meno, ma tanto noi abbiamo anche tantissimo fieno, forse più fieno che paglia, quindi siamo tranquillissimi. Questa sarà un'altra cosa da fare. Poi dovremo iniziare ad affittare i mezzi per il nuovo... i campi per il nuovo anno, perché come vi ho già detto in live, voglio inserire una mod per affittare i campi, quindi ci sta la mazzetta. Ok. 500 litri li lasceremo qua per la prossima annata, mi sa. Ok. Per chi voleva vedere il video dell'inserimento della autolivellante Fiat Agri in Italian Farm, come vi avevo già preannunciato, ve lo ripeto perché mi state bombardando su Instagram, dovrete aspettare ancora un po', perché come sapete noi giochiamo con la Season Mod, e con la Season Mod bisogna rispettare le stagioni, e per rispettare le stagioni
dobbiamo aspettare l'estate per trambiare, alla fine non c'è molto altro da fare. Il vantaggio di quest'anno, di questa, diciamo, la prossima annata, è che tutte le semine, cioè la gran parte delle semine, sono già state fatte. In primavera dovremo solo seminare nei nuovi campi che abbiamo, che affitteremo, ecco. Che peraltro saranno seminati a gran parte a mais, perché abbiamo detto che vogliamo iniziare a fare allevamento di vacche, e quindi dovremo iniziare con quello. Quindi la prossima annata, in realtà, arriveremo, spero, più velocemente alla trebbiatura, ecco. Scusate, ho avuto un attimo di lag mentale. E altro che dire. Sì, vabbè, vi avevo promesso appunto che vi avrei fatto entrare a registrare delle puntate. A questo punto non so se pre-registrarmi già tantissime puntate e poi in multiplayer fare la fienagione. So che è una noia, cioè una noia, l'avete già vista tanto, la fienagione, ma è una fonte di guadagno non indifferente. Bravo, bravo. Non indifferente. E quindi siamo praticamente obbligati. Aspettate che faccio. No, ma perché? Devo abituarmi allo sterzo di questo camion, che è molto più tipo, è tipo lo sterzo di Euro Truck, ma senza la lentezza del volante. Ok, pesata fatta, bene, anche noi siamo stati realistici. Quindi stavo dicendo che pensavo appunto di invitarvi a fare la fienagione in multi, che non sarebbe male, così magari appunto due o tre possono sfalciare, poi si può già, facciamo tutto magari nello stesso momento, visto che abbiamo tanti campi, ci sarà già due o tre che sfalciano, uno magari che volta, uno o due che ranghinano. Poi magari, che ne so, uno che imballa, 5-6 ai trasporti delle balle, perché sappiamo che sarà la parte più lunga, ecco. Quindi non lo so, ma penso che quello sarà una cosa che voglio fare in multiplayer, se non solo con, diciamo, se non solo con voi, magari con Giuliano e Gasp. Adesso devo vedere, invito qualche ospite. Ok, e anche questo viaggio è andato. Sì, effettivamente potevo anche comprarmelo, secondo rimorchio. Non era così una bruttissima idea, però va bene, dai. Va bene lo stesso. Tra l'altro, penso che, adesso non sono sicuro, ma immagino che anche se abbiamo inserito la personalizzazione del clima per la season mod con il clima della pianura padana, con il nord dell'Italia, penso che comunque appunto la neve ci sia, proprio perché è del nord Italia. E quindi mi sa che dovremmo anche occuparci di sgombero neve, signori. Almeno qualcosa di piccolo, solo perché appunto d'inverno poi noi dovremo trasportare le balle. Quindi se abbiamo la neve ovunque sarà... cioè, trasportare le balle, dovremmo andarle a vendere. Andare da una parte all'altra dell'azienda, ecco. Quindi dovremmo anche occuparci di quello. Bene, il furgonetto l'abbiamo venduto, siamo già a 57.000 euro, sono molto molto felice, anche perché appunto mancano tutti i litri di balle. Che brutto dover ragionare in litri, ragazzi, stupida come cosa. Sembra... cioè... ah, aspettate, iniziamo a far partire la ricarica di qua. Non so se avete letto i commenti del mio ultimo video, quello della prova in campo dell'imballatrice Massey Ferguson, che tra l'altro molti di voi sono sicuro che non l'hanno ancora visto, perché c'è una bella differenza tra le visual che fa Italian Farm e quel video. Quindi vi invito veramente ad andarlo a vedere, perché non è un semplice video, diciamo, di agricoltura reale, è anche una spiegazione in campo delle novità. E se non avete, se non siete così diciamo attenti alla meccanica, se non avete ben presente quali sono le caratteristiche di una rotta imballatrice, può aiutarvi a capire un po' come funziona, quali sono i vantaggi, più che altro anche come lavora un terzista, perché i terzisti devono andare veloci, ma devono anche poter regolare tutte le loro macchine in base al prodotto del cliente, alle richieste del cliente. È un video, diciamo, abbastanza istruttivo, secondo me, e ne porterò anche altri in futuro. Comunque, stavo dicendo che... non so perché mi sono collegato a quel discorso. Ah no, ecco, sì, sotto quel video lì, ragazzi, c'è uno di voi che mi ha commentato: è agro, però sono svantaggiose le balle se le vendi, le rotoballe se le vendi, perché occupano più spazio. Occhio, ragazzi, che in farming ha senso
questa cosa, perché effettivamente in farming si vende al volume, ma nella realtà tu vendi al peso, o meglio, se fossimo fisici diremmo vendi alla massa le balle, conta la massa delle balle. Quindi che tu mi vendi, ovvio che poi forse ci sono dei cambiamenti, diciamo, di nuovo vado lungo, dei cambiamenti di valore della balla, perché magari, che ne so, una prismatica è più densa e quindi occupa meno spazio, magari te la pagano di più, non lo so, oppure c'è l'altro contadino che ti paga di più la rotoballa perché per lui è più comoda, perché è più piccola, non lo so. Comunque in linea di massima te la pagano alla massa, quindi un quintale di paglia, che sia sotto forma di rotoballa o che sia sotto forma di prismatica, costa uguale. E su farming il discorso è più una via di mezzo, nel senso che in realtà poi su farming vengono vendute al volume, perché sono litri quelli che voi leggete anche sul carico. Cioè, quando noi leggiamo 20.000 non sono 20 tonnellate, ma sono 20.000 litri. E poi vai a capire qual è la densità di una carioscide. Grande richiesta per il mais. Però abbiamo appena capito che tanto i prezzi sono quelli dell'andamento, quindi non ce ne frega niente delle grandi richieste in teoria. Perché tanto i prezzi li fa la season. Ok, niente. Niente, niente, niente. Ok, va bene, io direi che continuerò off camera a vendere tutto, perché mi sa che qua c'è ancora da fare almeno due carichi, perché nell'orzo c'è ancora mezzo carico, diciamo, da fare. Poi c'è la colza che non mi ricordo quant'è. Vabbè, no, dai, andiamo, finiamoli insieme. Ups, questa puntata è molto chiacchierona, ma bisognava farla. Poi nelle prossime ci daremo dentro. Tra l'altro, ecco, per quanto riguarda la programmazione, adesso non dovrei dire nulla, perché tutte le volte che dico ah sì ragazzi tranquilli almeno due video, poi alla fine non riesco a fare due video, non dovrei dire nulla, ma spero di poter registrare una prossima puntata o un prossimo video, perché in realtà ci sarebbe Farm Manager di nuovo da riportare, che per Encrops è uscito il nuovo aggiornamento già un po' di tempo fa, ma non ho ancora fatto il video, ho dei video speciali da farvi uscire e tante cose, quindi non lo so se il prossimo video che vedrete probabilmente di domenica sarà su Italian Farm. Comunque fatto sta, ups, che probabilmente mi metterò lì a registrare a mazzetta qualche puntata, perché tanto appunto adesso, una volta che finisco, volendo, adesso che finisco i viaggi posso già registrare la prossima puntata, perché non ho degli off camera da fare, mi basta portare avanti il tempo e ci siamo. Perfetto, ok. Allora, tra l'altro, adesso arriviamo qua, faccio un attimo una pausa, voglio andare a vedere solo quanti litri abbiamo di colza. Ah, colza sono solo 8.000 litri, posso anche evitarvelo a sto punto, evitarvela, cioè evitarvi il trasporto, ecco. E perché tanto, boh, avete già capito l'andazzo, ecco. Ok, però di soldini direi che ne stiamo facendo, perché siamo già a 103.000, con questo ne faremo, arriveremo magari a quasi a 120.000, spero, circa, non proprio, no, di sicuro non arriveremo a 120.000, ma quasi. Poi appunto c'è ancora la colza che dovrebbe valere un po' di più, quindi siamo tranquilli, cheti. Oh, K, perfetto. Quasi mi dispiace dover perdere poi tutto questo ambiente bellissimo della season mod in autunno, con le foglie colorate e tutto il resto. So che fa strano dire queste cose in estate, ma anche perché appunto lottiamo contro il caldo tutti i giorni, caldo e zanzare, adesso invece siamo qua che parliamo di sgomberare la neve e via dicendo. Vabbè, però giustamente farming va molto più veloce che la realtà, e quindi ok. Allora, avete visto che per una volta sono riuscito a fare tutto decentemente, wow. Ok, sì, a parte questo che sto scaricando un po' troppo fuori dalla grata, ma vabbè. Ok, bene. Ah no, invece li abbiamo superati i 100. Ah, perché forse vale di più l'orzo. Vediamo un attimo. Ma l'orzo vale di più? Eh sì, vale decisamente di più. Bene, ho fatto bene ragazzi, perché ho piantato molto orzo per la prossima annata, quindi direi che siamo a posto. Sì, ah ecco, non ve l'ho detto. I campi li ho suddivisi così.
Campo 21, che se non sbaglio è quello che abbiamo seminato nella scorsa puntata, l'ho seminato a orzo, ma l'avete anche visto. Idem il 14, quello in pendenza. Poi l'1 e il 2 invece sono a colza, e i due in piano, il 12 e l'11, sono di nuovo a frumento. Mi pare che fossero già a frumento anche quest'annata. Così abbiamo una buona varietà ed erano le uniche cose che potevo seminare adesso in questo periodo. Poi affitteremo dei campi, come vi ho detto, dovremmo mettere un po' di campi a mais, così faremo un po' di trinciato per le vacche. Ok, piano. Ops, voilà. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, adesso giriamo di qui. Ecco qua. Voilà. Niente ragazzi, io direi che possiamo chiudere qua il video mentre io vado a caricare l'ultimo giro di colza. Vi ringrazio tantissimo per la visione, so che è stata una puntata un po' chiacchierona e molto meno, diciamo, di varietà, ma ci sta secondo me ogni tanto. Più che altro è bello poter viaggiare con sto Turbostar che veramente, cioè, andiamo velocissimi, tiene parecchio perché 20.000 litri sono tanti. Ok. Come al solito trovate il link per scaricare questa mod e in descrizione, quindi potete scaricarla anche voi. Vi ricordo come al solito che se ancora non lo fate potete seguirmi su Instagram, dove sono attivo tutti i giorni. Tra l'altro da oggi che esce questo video andate a guardare le storie, perché inizierò a repostare anche nelle vostre storie, nelle mie storie, le vostre storie, diciamo, con le foto di agricoltura reale e via dicendo. Quindi in questo modo sul profilo trovate foto di altissima qualità fatte, diciamo, da fotografi. Nelle storie troverete sempre foto agricole o video, quel che vi pare, fatte direttamente da voi, da agricoltori, da appassionati, via dicendo. E poi vabbè, ovviamente nelle storie trovate anche dei piccoli backstage, tipo in anteprima, tipo adesso quando finisco questo farò una piccola storia dove faccio vedere che abbiamo fatto l'acquisto del Turbostar e via dicendo. In più, se non pubblico video o cose del genere, lì di solito avviso, quindi perché ogni tanto capita che scriviate dei commenti: ehi Magro, ma quando esce la prossima puntata? Se andate su Instagram mi trovate e mi potete seguire tutto. È ok, è ok. Niente, come al solito lasciate un mi piace se questa puntata vi è piaciuta, se vi è piaciuto l'acquisto del Turbostar. Se avete qualche consiglio sul come utilizzarlo, beh, a parte che ha pochi utili, cioè nel senso può trasportare cose, fine. Non è che possiamo fare chissà cosa. Comunque, se avete altri consigli fatemelo sapere con un commento. E niente, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video e su Instagram. Ciao a tutti ragazzi.